Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, eccoci. Invitiamo Mara. Buongiorno, buongiorno a tutte, tra poco iniziamo, un attimo per collegarci. Allora. Vediamo Mara, dimmi se ti arriva la richiesta. Sto invitando. Allora, di nuovo, vediamo. Non può partecipare, mi dice. Buongiorno a tutti, vediamo se riusciamo a invitare Mara. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Ciao Ciao. Mara, come stai? Ciao Tutto Andrea, bene? ciao. Come stai? Tutto bene, Mara? Bene, 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 grazie. Mi vedi, mi senti bene? Sì, Ho direi avuto. bene. Anche noi avevamo qualche problema di connessione, mi sembra che tenga. Tu mi vedi e mi senti bene? Assolutamente Perfetto. sì, assolutamente sì. Bene. Perfetto. Perfetto. Buongiorno Ben a tutti, tanto trovato. vedo che ci si trolle. Ecco, ci siamo. L'ultima prima della pausa estiva, poi vediamo a settembre di rimetterci al lavoro, però giustamente al 15 luglio è tempo di godersi per chi riesce, per chi può, anche le meritate ferie. Assolutamente, assolutamente. Condivido, io stessa ho bisogno, no, di mollare un po' e quindi insomma Distaccare. agosto me lo prendo anche io. Ecco, ben volentieri, ben volentieri. Allora, io se sei d'accordo, inizierei già, andrei proprio nel. Mi tufferei subito. Allora. Assolutamente. Ci vedo già che un po' di persone si sono collegate. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Siamo, come vi dicevo prima, all'ultima diretta con Mara di questa prima fase, di questi primi mesi insieme. Mara Mussoni, prima cancer coach in Italia, che aiuta con tutta una serie di consulenze col suo corso a, diciamo, vivere al meglio, nel modo giusto, la malattia, soprattutto la malattia, il cancro, i tumori. Noi siamo APEO, Associazione di Estetica Oncologica, quindi andiamo a formare le specialiste, le estetiche, scusami, trasformandole, aiutandole, diciamo, a diventare delle specialiste in estetica oncologica, quindi professioniste del settore che possono andare a, diciamo, operare in tranquillità e in sicurezza per migliorare la qualità di vita delle persone in terapia oncologica. Ecco, abbiamo parlato di come affrontare la malattia, abbiamo parlato di come l'estetista anche debba affrontare in certi ambienti l'hospice, l'ospedale o il centro estetico, diciamo, questo rapporto con un paziente in terapia oncologica, quindi una persona fragile in un momento della sua vita fragile. Abbiamo parlato di benessere a 360 gradi. Oggi volevo parlare con te, Mara, di un po' di prevenzione e anche scelta del professionista. Quindi una prevenzione a 360 gradi, cos'è la vera prevenzione? Questa è anche la prima domanda, e poi magari andiamo a capire come anche rivolgersi al professionista giusto, al di là di un approccio che deve essere sempre multidisciplinare, quindi a 360 gradi, lo ripetiamo ancora una volta, però come scegliere il professionista certificato, magari anche con referenze, che possa fare anche a caso nostro. Ecco, partiamo dal primo però, quali sono i passi un po' per prenderci cura di noi stessi e qual è secondo te la vera prevenzione? Certo. Allora, parto da questo concetto proprio, no? Dal significato delle parole. Prevenzione, ok, lo dice la parola stessa, in realtà, insomma, significa prevenire, ok? E quindi venire prima, ok? Quindi anticipare. Questo anticipare, che cosa può essere? Può essere visto ovviamente sia dal punto di vista clinico, ok? E quindi, no? Cioè diagnostico, e quindi in questo caso è più una diagnosi precoce, quindi molto spesso, no? Diciamo il misunderstanding, quindi insomma il significato, no? Cioè che poi insomma viene un attimino un po' a diventare fuorviante, ok? Proprio per questo. È perché negli anni è stato dato appunto il nome prevenzione a quella che poi in realtà di fatto è una diagnosi precoce, ok? Quindi nella prevenzione la diagnosi precoce è inclusa, ok? Quindi vuol dire sicuramente andare prima a fare gli esami, quindi portare un'attenzione specifica prima a
a quello che potrebbe essere visto prima, ok? Quindi no, venire prima, vedere prima, ok? Piuttosto che vedere dopo. E quindi magari questo dopo poi potrebbe essere più impattante, potrebbe essere più significativo, potrebbe essere più importante e quindi, insomma, no, sarebbe meglio appunto prevedere, prevenire, ok? Quello che però molto spesso viene appunto in maniera così fuorviante e non compreso è che la prevenzione, o perlomeno la reale prevenzione a 360 gradi, non è solo diagnosi precoce, ma la reale prevenzione è veramente prendersi in carico, ok? Quindi utilizzo queste parole proprio, no? In maniera specifica, quindi prendersi in carico. E mettersi, diciamo, in atto, mettersi in pratica per tenere, diciamo, in attenzione tutto il nostro essere composto di mente, corpo, anima, ok? A 360 gradi con attività di vario tipo, ok? Certo. Quindi, a mio parere, prevenzione, la prevenzione primaria, quella veramente reale, ok? Che comprende, ripeto, anche la diagnosi precoce. È questo, cioè quindi è occuparsi di noi. Ma anche qua, cosa vuol dire occuparsi di noi? Perché molto spesso si pensa, o perlomeno no, si cade un po' nella trappola che se vado a fare attività fisica, se magari faccio anche una lezione di yoga o due alla settimana, se mangio abbastanza bene. Se non mi sfondo di alcolici, se insomma, eccetera, eccetera, ok, no? Comunque è sufficiente, ok? In realtà, purtroppo, a mio avviso, ni, ok? Cioè, nel senso che sì, sicuramente quello che viene definito il classico stile di vita sano, ok? È un'indicazione, no? Assolutamente buona per tutti e buona, ovviamente, no? Da mettere in atto. Ma siccome c'è molto di più, c'è cioè molto più sotteso che comunque ci muove e che ci porta comunque, diciamo, anche a realizzare nella nostra vita soddisfazione oppure insoddisfazione. Il vero prendersi cura è partire dalle radici, cioè partire dal comprendere quali sono le motivazioni e qual è l'energia che metto nel fare determinate cose, ok? E qui vado nello specifico, cioè molto spesso io nei percorsi anche di coaching che faccio individualmente, insomma, con le persone malate di cancro, mi capita appunto, no, che mi dicono: ma guarda, io comunque voglio dire, cioè, ho sempre fatto attività fisica, ho sempre mangiato bene, non ho mai fumato, insomma, no, cioè non ho fatto chissà che cosa, ok, eppure la malattia mi è arrivata. Oppure dall'altra parte capita. Ma guarda, io adesso ho finito le terapie, sto facendo tutto, ok? Quindi faccio yoga, ho iniziato comunque a fare qualche meditazione, sto mangiando bene, ho eliminato quello, ho eliminato quell'altro, ok? Quindi, cioè, in teoria, no? Sto facendo tutto perfetto, ok? Ma sia in un caso che nell'altro, ok? A livello sotteso c'è un'emozione che è guidata, ok? Da un'energia di paura. Quindi faccio tutto quello che devo fare perfettamente, a regola d'arte, ok? Ma perché devo? Devo perché? Perché sono malata. E quindi no, è come un cane che si morde la coda, perché? Perché in realtà sto continuando a dire a me stessa e inevitabilmente sto in una dinamica malata, ok? Proprio no, per com'è. Che siccome sono malata devo fare quello. Quindi non posso godere, non posso fare quello che in realtà posso fare, ma con un'energia completamente diversa, che è un'energia magari no, più compassionevole, più amorevole, ok? Più veramente della presa di cura di me stessa. E anche nell'accettazione che magari in questo momento mi sento di fare questo passaggio. E quindi magari di fare meditazione piuttosto che di fare yoga, ma magari non sono pronta per fare altro. Perché? Perché magari per me ancora non è arrivato il momento, perché noi siamo comunque dei bravissimi autosabotatori. Ok? Certo. E
Quindi anche qua, con quale energia lo faccio? Con quale motivazione profonda? E quindi è interessante intanto andare a scoprire la radice di questo, ma anche comprendere che quello che molto spesso noi definiamo stress, no? E sappiamo benissimo quanto ormai anche qua ci sono studi scientifici, ma io credo che, insomma, a me quando chiedono gli studi scientifici mi viene quasi da sorridere, devo essere sincera, ma non perché, come posso dire, non ci siano, piuttosto che no, come posso dire, non servano, per carità, tutto serve e anzi è assolutamente un'altra conferma, ma mi viene da sorridere perché mi ricordo anni e anni e anni fa, quando io stessa ancora non mi ascoltavo per come magari mi ascolto adesso. E quindi, no? Cioè, si pensa quasi che la testa sia scollegata dal corpo, ok? E quindi, cioè, me la racconto così tanto bene che non vedo quello che in realtà mi sto autogenerando. Perché noi magari, no? Prima, cosa succede? Noi prima agiamo e poi giustifichiamo la nostra azione dandoci comunque, no? La ragione. E quindi dando significato a quello che ho fatto. Quindi anche qua molto spesso pensiamo, no, di agire dopo aver pensato, in realtà molto spesso agiamo e poi pensiamo. Un circolo vizioso alla fine, se tu fai prevenzione, pensi di prevenire, di fare un corretto stile di vita, di avere un corretto stile di vita, il tuo regime se sbaglio, però sei quasi sull'azione senza capirne il senso, il benessere che ti può portare. Non è realtà, cioè non porta quegli effetti forse che anche potremmo raggiungere se fosse più spontaneo, genuino e anche compreso forse la reale importanza di questa prevenzione, di questo benessere, di questo stile di vita regolare e ben fatto. Bravissimo, bravissimo. Intanto questo sì, sicuramente è un messaggio importante da dare. L'altro messaggio, ripeto, è proprio il fatto che noi molto spesso siamo stressati, ok, ma non perché ci sono eventi esterni che ci stressano. Sì, per carità, c'è anche l'evento che ci destabilizza, ok? Quindi comunque no, ci porta ad essere in disequilibrio, ok? Ma molto spesso lo stress che è generato e che comunque è interno, ed è quello purtroppo più profondo, è anche, come posso dire, un po' più, no? C'è cioè un po' così, veramente quello che lavora sottile, quindi molto spesso non ce ne accorgiamo. È quello che è dato dalla non gratificazione, da ciò che noi facciamo nella nostra vita, ma che non siamo pienamente soddisfatti, che veramente non ci appaga a livello veramente animico, a livello di cuore. E quindi siccome sono nel magari il lavoro che non mi piace, piuttosto che nelle relazioni che diventano tossiche, ma che non vedo che sono tossiche, non mi accorgo che sono tossiche, che magari mi scaricano di energia, piuttosto che no, persone che mi allacciano in dinamiche che appunto non mi fanno bene. Quindi tutto questo che non porta appunto una gratificazione profonda e quindi anche no, ad una spontaneità, in realtà mi genera piano piano, piano piano, piano piano ansia e Chiaro. Quindi è anche una questione di consapevolezza. A volte non mi accorgo nemmeno dello stress, dell'ansia, di tutte quelle sensazioni ed emozioni negative che sono dentro di Bravissimo. me. E quindi anche un percorso di quel tipo. Ecco, allora mi collego alla seconda domanda. Abbiamo parlato di benessere, di prevenzione. Ci sono professionisti che chiaramente ci possono dare una mano. Secondo me, in entrambi i settori che noi seguiamo, il nostro settore, per esempio, dell'estetica oncologica, quindi un settore che ha fatto grandi passi avanti ultimamente, però purtroppo dobbiamo anche constatare che ci sono professionisti di un certo tipo, e secondo noi sono le specialiste in estetica oncologica che formiamo noi con dei corsi scientifici, con degli studi medici sopra, tutta una serie di prassi di riferimento scientifica per i protocolli che seguono, e purtroppo anche delle persone, delle professioniste, delle estetiste che
al di là della loro professionalità, che può essere in dubbio, non hanno quegli strumenti, quelle certificazioni per operare. E questo è il nostro settore. Immagino anche nel tuo, soprattutto che è magari ancora più sulla parte psicologica e non solo. Quanto secondo te è importante la scelta del professionista e quanto nei nostri settori pensi che possa essere fondamentale, da una parte sì, la referenza, ma anche e soprattutto la certificazione, quindi anche quel processo del professionista stesso che eroga un servizio di continuare ad apprendere, continuare a mettersi in gioco, perché l'hai detto tu stessa, 10, 20, 30 anni fa l'attenzione anche al benessere psicologico era totalmente assente, forse me lo dirai tu, se non poco rilevante rispetto ad ora. Certo, assolutamente. Allora, guarda, intanto sfondi una porta aperta, nel senso che è un argomento che mi sta veramente particolarmente a cuore, perché, allora, intanto nella mia esperienza da paziente oncologica, per chi non mi conosce ancora, insomma, io comunque, diciamo, ho iniziato la mia avventura con il tumore 32 anni fa. E quindi in 32 anni, insomma, bene o male, diciamo, di esperienza ne ho accumulata. Quindi passando, no, attraverso tanti medici, tanti specialisti, tanti professionisti a 360 gradi, perché devo ammettere che quello che poi mi ha dato veramente la svolta è stata in qualche modo questa irrequietezza interiore che io ho poi trasformato in ricerca. Okay. Quindi il mio non sentirmi a posto, okay, è stato continuare a farmi domande e di conseguenza voler cercare risposte. E questo è quello che veramente dal cuore invito veramente tutti. Io ho appena finito anche una sessione con una mia cliente e dicevo, allora, accettare, perché lei aveva questa associazione che do proprio questo parentesi, poi arrivo alla tua risposta, Andrea, sì, però sì, credo certo. Che sia veramente importante per chi ci ascolta, sia che siano professionisti, sia che siano, insomma, pazienti. Allora, molto spesso nel paziente si associa la parola arrendersi alla rassegnazione e quindi a rassegnarsi, ok? In realtà arrendersi non è rassegnazione, arrendersi è accettare che è arrivata la malattia e che la malattia, se c'è, serve. Serve. Perché tutto noi, tutto ciò che noi abbiamo nella nostra vita, in questo momento, in termini di relazione, in termini di lavoro, in termini, ripeto, fisici, ok? Tutto ciò che c'è serve. E quindi la domanda a cui mi devo rispondere è: a che cosa mi serve? Se è arrivata, perché mi serve? A cosa mi serve? E allora io con questa, ripeto, domanda ho cercato in lungo e in largo e ho passato decine e decine e decine di professionisti. Alcuni che devo ammettere purtroppo che hanno fatto magari più danno che beneficio, altri che invece mi hanno, no? E comunque sono serviti, sono serviti, certo. Perché mi hanno dato quella consapevolezza per poter distinguere chi è davvero un professionista e quindi, no? Cioè possiamo veramente chiamarlo così. Da quello che magari diciamo ha tentato di fare del bene, ma in realtà non ne aveva gli strumenti, o perlomeno aveva strumenti che non erano veramente efficaci, ok? Yeah. E quindi, insomma, ho passato sia questi sia invece altri professionisti che mi sono serviti appunto per il mio benessere, diciamo, mentale, emotivo, evolutivo, insomma, a tutti, in tutti i sensi, ok? Yeah. Quindi, allora, in tutti i settori credo, no, che ci siano entrambe le facce, ok? Sì. Comunque, insomma, entrambe le situazioni. Quindi come individuare un professionista effettivamente di valore, che sia efficace, che comunque sappia, ok, perlomeno con delle basi importanti cosa fare, ok? Cosa fare, con chi fare. Sicuramente è un professionista che in ogni settore, quindi nel vostro estetico, ma anche nel mio, ripeto, del coaching, in particolare del coaching oncologico, è un professionista che ha seguito dei percorsi, che allora sono percorsi riconosciuti, che sono percorsi che sono stati validati da altri no, esterni e quindi magari da associazioni di settori,
da enti, insomma, poi ogni settore ovviamente c'è il suo, ok? Cioè io, ad esempio, voglio dire, il mio master in coaching oncologico è stato riconosciuto e validato dall'IHC, che è l'Associazione Italiana degli Health Coach, a livello nazionale, con standard italiani ed europei, quindi vuol dire che c'è stato tutto un procedimento per poter appurare che il programma che è all'interno del master porta a determinati risultati. Voi, no, avete fatto e state ancora facendo tutto, no, visto il bellissimo viaggio di certificazione, insomma, no, a livello istituzionale. Assolutamente sì. È fondamentale, cioè è fondamentale perché allora, come posso dire, cioè, serve effettivamente l'esperienza formativa esperienziale, poi in particolar modo, insomma, chi arriva a fare anche i miei percorsi, cioè sperimenta, perché io non posso portare nessuno se non ci sono andata prima io, ok? E quindi no, è proprio portare nel viaggio e far vedere aspetti che prima io ho risvegliato in me. Ecco, questo è Perché sicuramente un valore aggiunto, mi sento di dire, esserci passata effettivamente, da quel valore in più. sì, certo. E quindi anche, no, c'è un'estetista oncologica che comunque, voglio dire, no, cioè, ha fatto una formazione e di conseguenza è specializzata, è dovuta passare attraverso, ok? E quindi, cioè, è importantissimo, perché quando tu sei nella sofferenza e comunque hai bisogno di, no, cioè, vedere la luce e di qualcuno che comunque accendi la lampadina. Perché poi noi siamo traghettatori a prescindere, no? E quindi, cioè, ti porto, diciamo, in qualche modo dalla mia parte. È importante comunque sapere che, insomma, la persona, insomma, abbia effettivamente, insomma, no? Delle certificazioni, che abbia fatto dei percorsi, che comunque, voglio dire, insomma, è stata riconosciuta, ok? Al tempo stesso, ripeto, da professionisti, esperti, che magari fanno anche solo questo. Cioè la nostra verticalità, ok, passatemi proprio, no, questa consapevolezza che, allora, ripeto, non è presunzione, è proprio una consapevolezza, cioè la verticalità in un determinato settore è fondamentale. Cioè, io posso essere un generalista, ok, cioè magari un coach generalista, ok, e magari aiutare un paziente oncologico, ok, ma non è mai come dalla mattina alla sera fare solo questo. Chiaro. Quindi la specializzazione anche come sinonimo della verticalità. Quindi tu sei una coaching, fai coaching oncologico, puoi essere Questo. estremamente efficace in generale in ogni settore del coaching, che poi so anche di essere sempre più numerosi, sempre più differenti, però la tua specialità è quella, l'efficacia maggiore lì. Cioè, io voglio dire, no, cioè dalla mattina alla sera sento pazienti oncologici o caregiver di pazienti oncologici. Formo professionisti che lavorano nel campo oncologico. Poi, allora, arriva una persona con la fibromialgia, con un'altra patologia? Certo, io sono a prescindere efficace perché comunque non tratto la malattia manifesta, ma tratto la persona. Però conoscendo benissimo le dinamiche della malattia, ok, io sono, come posso dire, no? Cioè, un chirurgo veramente specializzato a curarti a cuore aperto per quel problema lì, ok? Magari sono meno efficace se mi porti, non lo so, ti sei separato dal Certo, marito, ok? inevitabilmente. No, no, ma è un po' anche da noi come Apeo, beh, prima di tutto, per esempio, anche settimana scorsa eravamo a un hospice a visitarlo per partire al Bassini di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, e lì abbiamo partiremo con un servizio di estetica oncologica, e lì c'è stata, uno, devo dire, la difficoltà, ma inevitabile, di riuscire a trovare anche specialisti che volessero mettersi in gioco, perché non tutte sono, come dici tu, anche predisposte, e non ha senso se non si è predisposte o spontanee nel fare qualsiasi cosa. E però lì hanno toccato con mano, grazie anche poi alla grande accoglienza degli psicologi, dell'infermiera, eccetera. Ecco, abbiamo però toccato con mano cos'è un hospice, l'hanno toccato e adesso si sentono pronte a intervenire. Ma addirittura noi abbiamo anche specialiste, soprattutto anche nell'ultimo anno, che sono a loro volta pazienti oncologici.
e quindi ne stanno uscendo, per fortuna ne siamo felici, però gli rimarrà sempre dentro quella sensibilità, forse anche maggiore, permettimi di dire, rispetto a chi non c'è mai passato, e immaginiamo il gran lavoro che possano fare effettivamente negli ospedali, nei loro centri estetici, con delle persone in terapia, perché essendoci passate, la sensibilità è inevitabilmente Più alta, in misura elevata, esattamente, certo, esattamente. assolutamente. Ecco, vado magari all'ultima domanda, che un po' forse esce dal nostro contesto, dal nostro ragionamento di oggi, ma secondo me è efficace, perché poi l'hai detto anche tu, la verticalità è importante, la specializzazione è importante, però sia le specialiste in estetica oncologica, soprattutto perché anche sono una nuova figura, ma immagino anche il coaching, veda anche la salute a 360 gradi come un approccio multidisciplinare. Cosa ci puoi dire sull'importanza di avere un approccio con 360 gradi e immagino anche a confrontarti con altri specialisti o magari anche altri coach di ambiti diversi? Ok, allora, ma diciamo che proprio perché siamo fatti di più pezzi, ok? Quindi no, vediamoci un attimino un po' come una matrioska, no? Cioè una cosa che prima, insomma, diciamo c'è la matrioska grande, poi apri, insomma, no? E arrivi sempre di più alla matrioska piccolina, ok? Quindi, allora, puoi partire dall'oncologo, ok? Perché ovviamente è quello che ha bisogno inevitabilmente, no? Di curare, diciamo, la malattia manifesta e di conseguenza ti occupi, diciamo, del corpo, ok? Ed è la priorità e quindi assolutamente quella priorità va sviluppata e va portata avanti. Poi, allora, magari apro un'altra matrioska e quindi dopo oppure mentre faccio le terapie ci può essere un oncologo di medicina integrata, perché anche qua la medicina integrata è fondamentale per poter attutire, diciamo, gli effetti collaterali della chemioterapia, ma al tempo stesso anche drenare le tossine che comunque il nostro corpo ha già immagazzinato prima e sta continuando ad immagazzinare durante, diciamo, insomma, le terapie. Poi magari apro ancora la matrioska e nel frattempo magari appunto no, mi faccio un percorso di coaching oncologico piuttosto che mi faccio seguire da uno psicoterapeuta, piuttosto che da un counselor però comunque specializzato. Quindi diciamo da tutti i professionisti che vanno a lavorare su piani diversi e con approcci diversi, perché il mentale, emotivo, animico viene comunque coinvolto sempre, perché anche qui non possiamo pensare di ragionare solo con la testa, ok? Quando comunque abbiamo una persona davanti che è fatta comunque di sentimenti, stati d'animo, emozioni, vibrazioni, ok? Quindi non lo so, no? Cioè è comprendere veramente la persona a 360 gradi. Al tempo stesso posso aver bisogno dell'agopuntore piuttosto che quindi di medicina tradizionale cinese, piuttosto che di riflessologia plantare. Piuttosto che di un nutrizionista oncologico, di un'estetista oncologica che appunto magari no, mi ricostruisce il capezzolo piuttosto che mi mette a posto e mi fa insomma altre, no? Cioè, altri trattamenti. Quindi la multidisciplinarità è fondamentale. Quindi io non posso andare ovviamente, no? Cioè, intervenire dove non è mia competenza, altri non lo possono fare. E di conseguenza è una sinergia, un cerchio che si deve creare con la persona al centro e l'indirizzare una, no? Cioè da uno o l'altro collaboratore, perché comunque il lavoro di squadra poi inevitabilmente massimizza i risultati. Un circolo virtuoso stavolta rispetto al discorso che facevamo prima. Ecco, una mia curiosità finale anche sulla tua il processo con te di coaching. Tu ti vai a confrontare direttamente a volte con l'oncologo o il rapporto che porti avanti è un rapporto coach-paziente in modo diretto? No, diciamo che io mi interfaccio con il coach e quindi comunque con il mio paziente, con la mia persona, anche perché, ripeto, io non vado nella terapia, cioè non vado a interagire a livello terapico, cioè al massimo posso portare consapevolezza con strumenti pratici, ok, dove la persona no, risveglia la propria verità interiore e incomincia in qualche modo ad individuare quella che può essere magari la terapia più adatta per lei, ok? Cioè scegliendo ovviamente sempre, no? Magari non lo so,
appunto una medicina integrata affiancata alla medicina convenzionale, ovviamente, no? Quindi decide magari se adesso è il momento giusto piuttosto che più avanti. Ecco questo, ma io non vado assolutamente a intervenire a livello terapico, quindi cioè, ho diversi medici oncologi che mi consigliano, quello sì, perché no? Sono gli oncologi che magari dicono: guarda, vai dalla Mara perché serve fare un percorso comunque per abbinare e per gestire insomma, le tue emozioni, i tuoi pensieri in maniera insomma, molto più produttiva, ma non ecco, cioè a livello terapico no. Quindi insomma, a me interessa insomma, comunque interfacciarmi con il coach, insomma. Però sì, la multidisciplinarietà io credo sia fondamentale. Cioè, questo in ogni ambito, e quindi io sono assolutamente per la collaborazione perché veramente no, tutti insieme possiamo fare di più e tutti insieme insomma si aumenta anche appunto l'ottimizzazione del risultato e tanto di più in una malattia multifattoriale come quella del tumore, cioè comunque una malattia cronica che ha una multifattorialità. Assolutamente. No, guarda Mara, io devo dire che di oggi mi porto a casa soprattutto, me lo sono segnato, la questione dell'arrendersi, l'arrendersi in senso positivo, arrendersi nel senso di consapevolezza. Devo dire che ogni volta mi porto a casa altri spunti, secondo me anche tutte le persone che ci seguono, tante di Apeo, tante che seguono già te, anzi penso che ormai si stia creando un'integrazione tra anche chi segue entrambi, che secondo me è molto bella e diversi punti di vista piuttosto interessanti. Non ho visto particolari domande stavolta, solo messaggi di saluto, solo messaggi di ringraziamenti. Sì, se ci Sì, vogliono fare delle a domande, noi disposizione. siamo sempre qua, quindi è sempre una parte iniziale in qualche modo dove ce la raccontiamo io e Andrea, e quindi ce la raccontiamo io e lui, e poi insomma se insomma, ci volete fare delle domande, anzi, Volentieri. siamo assolutamente a Anche disposizione. Sì, se dopo. l'arrendersi mi sta particolarmente a cuore, perché proprio anche ieri no, è uscita questa notizia insomma, della famosa Brenda, no? E quindi insomma ha lottato, ha combattuto, ha perso la battaglia, c'è cioè ancora questa comunicazione veramente pessima da parte delle istituzioni e quindi mi sta veramente a cuore passare il concetto che tutto ciò che noi abbiamo nella nostra vita, nel bene o nel male, ci serve. Ci serve. Sì, Quindi ne a avevamo che cosa mi parlato. serve? Dicevo Assolutamente. prima la mia cliente, allora magari ti tiene il campanello d'allarme, ti tiene attento. Chi non ha un campanello d'allarme non sta attento. E se tu non stai attento vuol dire che stai camminando nella tua strada a occhi chiusi. E se cammini a occhi chiusi è veramente un grande spreco. Assolutamente. Mara, grazie mille, anzi no, ribadisco anch'io quella questione perché anch'io ho visto un po' le notizie. Quel un po' rifiutare da parte di entrambi, secondo me, il concetto di lotta, di guerra, di che si deve le guerriere che fanno terapia. No, non è così, è questione di consapevolezza e di benessere a 360 gradi. Io questo mi porto a casa. Vedo un po' di messaggi ancora, niente domande, tanti ringraziamenti. Secondo me questo primo ciclo mi è andato benissimo. Noi un ringraziamento anche da parte del nostro presidente, del nostro segretario Walter Andrazza, da parte di tutti, Mara. Spero che anche tutti ne esci arricchita. Almeno in minima parte, e ti ringraziamo di cuore. Grazie, grazie a tutti, A grazie presto. a Stefania, Selene, Manola, insomma, tutti A quelli che tutti. ci sono stati, grazie E e un chi buon ci riposo per riguarderà. chi giustamente va in ferie. Quindi un buon riposo a tutti noi. Grazie, Mara. Ciao a Ciao, tutti. ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao, ciao.